Ammonta a diverse migliaia di euro il bottino del furto messo a segno nella notte nel bar della stazione ferroviaria di Sapri. I ladri hanno agito a volto coperto e sono stati immortalati dalle telecamere della videosorveglianza. Ad introdursi all'interno del locale sarebbero stati almeno in tre. Uno di loro sicuramente era una donna. Sono entrati da una delle porte d'ingresso sul primo binario. Con rapidità hanno rubato tabacchi e gratta e vinci, poi hanno forzato la porta d'accesso nel locale delle slot machine. Ne hanno scassinato alcune e rubato il denaro al loro interno. Non contenti, hanno portato via la macchinetta cambiamonete, che è stata ritrovata vuota fuori dal bar. Il furto è avvenuto tra le 2:30 e le 3:30 nella notte tra giovedì e venerdì. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno avviato le indagini e acquisito le immagini della videosorveglianza, dalle quali sarebbero venuti fuori elementi utili per rintracciare gli autori del colpo, consistenti anche i danni causati alle strutture del bar tabacchi della stazione. Quanto accaduto ripropone la necessità di potenziare il locale presidio della Polfer, per carenza di personale costretto a rimanere chiuso nelle ore notturne. Le indagini sono in mano al comandante della polizia ferroviaria, Carmine Nicodemo, che insieme ai suoi uomini hanno provveduto ad acquisire tutti gli elementi utili all'inchiesta, consistente il bottino. Solo dal tabacchino sarebbero stati portati via 250 stecche di sigarette.